Buon pomeriggio, eccoci. Allora, dopo 5 giorni di assenza, di lavoro devastante, ragazzi, non andate nei negozi, nei prefestivi, è da schifosi, cioè proprio brutte persone, solo le brutte persone vanno alla vigilia a prendere le puttanate. Andate prima, fate la scorta prima. Non all'ultimo momento, non riempite i negozi, non assillate quei poveri dipendenti costretti a lavorare perché c'è gente che nel prefestivo, alla vigilia di Natale o cazzi e mazzi, quello che è, vanno a prendersi la puttanata. Cosa è successo? Che vanno a prendersi. È arrivata una cosa strana in chat. Vanno a prendersi la puttanata del momento, inutile, perché possono prendersi in un altro momento qualsiasi. È davvero brutto, brutto, brutto. Cioè, poi la gente, ci sono persone costrette a stare lì perché ci siete voi che dovete prendere le cazzate. Fatelo un'altra volta. Comunque. Ah, vabbè, il bot mi ha detto che devo accedere alle mie impostazioni per dare altri permessi, che boh, Twitch ha cambiato qualcosa, non si sa. Vabbè, comunque. Giochiamo! Sono live, sì? Ti sente la voce? Ti sente Ah, si vede la barra che si muove là in alto a destra. Ok, sono in live, si sente. E sono al centro Pokémon anche se non mi vedo. Eccomi! Dove devo andare? Vediamo cosa mi dice l'app. Ah, devo andare qua. Il team veleno. Ma c'è anche qua. Io voglio andare a Picadia. Andiamo a Picadia. Qua c'è anche un raid fuoco, un raid acciaio. Però, devo andare dentro il bosco. Qua c'è una mappa enorme, c'è tutto un altro pezzo. Quindi, fatemi capire, io potrei andare o di qua, o fare il giro de loca e andare di qua. Beh, andiamo qua. Chi ho in squadra? Chi siete voi? Allora, Finzen, ok. Finizen, ho visto che si evolve in un modo strano, quindi lo userò ancora per poco. Si rompono queste belle cassettine? Bene. No, via. Quello dorme. Ah no, non dorme. Cos'è quel raid lì? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sarà una cazzata. Bello, bello, rosso, rosso super acceso. Allora, chi è? No, il porcellino, non mi interessa. Ah, già che adesso faccio super salti, mi ero dimenticato. Yuppie! Ma non basta. Andiamo, va. Mi sono accorto che c'è un tipo. Ehi, dico a te, no, prima lo strumento, poi magari ti cacco. Ah, ma sono. Ah, sono praticamente arrivato. Ma scusami, ma qui è proprio la base? Cioè, questa è tutta la base? Quindi poi sono costretto ad andare a Picadia. Oppure posso andare qua sopra. Ma qua c'è il mare. Ah, immagino che. Dove cazzo sarà il dominante qua? Questo è un altro. Ah, no, questa è la medaglia lotta. Bello questo. Ah, qui c'è altra gente. Non ci sono altri dominanti in zona, quindi io immagino che una volta arrivato qua me la prendo in quel bel posticino, perché poi non c'è più né niente, non posso più andare avanti se coso qui non impara a nuotare. A meno che non mi fa andare sulla montagna. Però anche qui non vedo dominanti. Bah, ma chi lo sa? Ah,
Però che palle. Che palle. Ma scusa, ma dov'è l'altro dominante? Ah, ah, guarda. Siete roba, si vede. Questo, ah, eccolo qui. Uno è questo. Uno è questo, uno è questo. Credo, eh. Cosa, 1, 2, 3, 4, 5? Ah, sono le medaglie. Ah, quelli sono quelli già battuti. Questo è già battuto. E gli altri dominanti sono qui. Guarda, quale sarà il dominante volante? Non me lo dice. Questo drago. Ok. Questo terra. Ok. Al volante di qua. Quindi dovrei andare di qua per volare. Che fregatura. Io volevo fare tutto un percorso. E come al solito la zona nevosa è quella di fine gioco, dai. Sul serio? Cadiamo in questa banalità? Perché altrimenti io dovrei fare quest'altro giro. Partire da qua. Tornare qui. Potrebbe avere un senso. Però non odio fare i viaggi, scusate la meditazione, ma odio fare i viaggi, poi tornare indietro, proseguire. Io voglio fare un viaggio unico. Vabbè. Niente, la prossima run che farò per i cazzi miei faccio questo giro qua, se riesco ovviamente. Siamo qua, batto sto tizio, intanto vado qui a Picadia a vedere che cosa c'è di bello. Ah no, c'era il tizio, però scusa, l'ho totalmente ignorato, scusami, eh. Qua. Mamma mia, come si è ghettato tutto quanto. È una studentessa, ma... Vabbè. Androgena un pochino, eh. Io sono un po' confuso ogni volta che penso che un personaggio sia di qua e invece di là. E quello che è di là è di qua. Vabbè. Molto confuso. Shub? Subbiamo? Subbate? Non si può. Non sono partner. Però si può lasciare il follow, eh. Ma dai, ma fa schifo sto coso. Ok, facciamo un bel cambio, eh. Che ne dite? Che ne... Ho capito che Finizen è inutilizzabile ormai. Non so, come faccio? Fa davvero schifo. Dovrei tipo dargli un botto di caramelle. Ora corpo scontro. Stronzolo. Ho capito tutto, ho capito. Predict. Allora, diciamo che anche lui fa abbastanza schifo, quindi assillo. Così facciamo un bel danno standard. Comunque Grident è la perfetta mascotte per una, per un studio dentistico. Proprio, o per un dentifricio. Allora, vai di semitraia. Cosa è speciale sto tizio? Bramblino? Bramblino, sei speciale? O sei fisico? Non mi ricordo più. È fisico. È fisico. Oh, vai, vai, semitraia, manetta. Vediamo se gli facciamo un danno decente. Sì, vabbè. Aiuto. Facciamo un bel poker. Addirittura. Non ci si può lamentare. Si è impegnato. Ah beh, che ha anche usato accumulo. Come sono lente però le lotte. Lentissime. Ogni cavolo di cosa. Ah, i danni. È aumentata la statistica. È aumentata anche questa statistica. Ma fai instant. Crittone. Che bello.
Dai. No. No, vabbè, ma dai, no, uffa. Sì. Vabbè, adesso si è abbassato tutto. Adesso si toglie anche da Sillo. Ecco. Ah no, era accumulo. Dai, per uno sputo letteralmente. Uno sputo. Uno sputo di semi. Ciao. Ovviamente lui non potendo fare altro, cosa fa? Sta a mostrare il cazzo. Poi prima o poi finirà anche a Sillo. Me lo fai 5? Fammi 5. Dai. Dai, ramoscellino secchino. Ancora. Bravo. 4 ci può andare bene. Adesso farà ancora accumulo, perfetto. Ci serve quel crit di prima. Dai, dai. Sì, sì. E vai. Che troia. Te. Ti faccio vedere io. Era Herbal, era tipo, non mi ricordo neanche. No, ho sbagliato. Mi sembrava verde l'icona, no, non ci ho azzeccato niente. Sì, vabbè. Niente. No, no, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, ce la facciamo! Ce la facciamo! Che grande vittoria! Che vittoria! Oddio, ho vinto la Lega. Chi è che è? Che ma Gumshoes? Oddio, ho un altro normale. No, per fare. Cambiamo. Cambiamo, basta. Mettiamo. Che cazzo. Yes! Vai di palmo. Non riesco proprio a capire se sono sovralivellato. Perché c'è tipo Finizza che fa cacare. Vediamo lui che livello è. Per capire. 25. Beh, insomma. Mi sembra di essere abbastanza giusto. Ma che roba. Mamma che brutto che è. Orribile. Oh, Pokémon design terribile. Facciamo un po' un shock per variare. Bravo, bravo Cosino. E sale la gente. Yeah, bella zio. Qualcuno si evolve, per favore. Vado a ricaricare lo Swarovski. Aspettate, eh. Sì, bla bla bla, voglio riposare. C'è l'animazione, blin blin blin. Grazie. Sì, ciao. Evviva. Andiamo avanti. No, aspettate che do qualche qualcosa. Quel delfinello lì, stronzolo, perché è proprio una cacchetta. Dove sono le caramelline? La XS. E stai fermo. S. Usiamo un po' di S. Usiamo 8. Solo 30? Acrobazia. Grande. Aspetta, ma è fisico speciale? Vabbè. Fa tutto. Tutte e due. Vabbè, facciamo acrobazia. No. Cosa gli tolgo? Fa schifo pure con sub. Cos'è che fa? Ah. Non è malissimo, però. Focale energia. Non so. Acrobazia se non tiene lo strumento. Ma sì. Ma sì, tanto ma al massimo poi gliela posso reinsegnare focale energia.
Gli diamo anche qualche. No, ancora qualche S. Facciamo così. E al 31 facciamo anche un paio di M. Così diventa decente. Ok, 33 direi che non ha più scuse. Deve essere per forza all'altezza. Perché lagga? Perché laghi gioco? Perché laghi? C'è un altro signorino lì. Andiamo a smazzarlo un po'. Ti smazzolo io! Capito, signore? Sei un signore? Sei un signore, vero? Lui è un signore, c'ha la barba. Oh, bello qua in questo gioco, che bel colore. Oh, il monitor. Beh, ma lo devasto. Bello, mi piace, figo. Se l'hanno reso anche decente a livello di... Oh, Madonna. Pure resistito. Però Finizen incassa bene. Acqua getto per chiudere la partita. Solo 8 livelli in più. Lui impara cose. Schianto. Ma perché è al 32? Ma no, vai via. Scyther. Ma sì, testiamo acrobazia. Testiamo, testiamo. Vediamo se farà cacare. Figo Scyther che sta in piedi. Quindi anche Charizard? Dai, dimmi che Charizard sta in piedi. Cosa mi sta facendo? Non ho neanche detto. Doppio smash. Beh, 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 beh. Acquagetto? Proviamo con acquagetto e acquagetto va. E Scyther ci dà un botto di punti. Neanche così tanti. Niente, Toskull non è salito. No problem, ti perdono. Vediamo se ci sono cosine carine qua. Lì si può salire? Lì sicuramente c'è oggetto. No. Qua. No. Ah, ma c'è. Vabbè, allora vado di qua, poi vado di là, insomma, faccio un po' di giri. Qua sicuramente c'è uno strument. Coso qui rimbalza contro ogni cosa. Ma c'è una grotta! Andiamo a vedere cosa c'è. Menta vivace. Difesa speciale aumenta più facilmente. Non ho letto. Cioè, in battaglia i dialoghi sono lenti come non so cosa. Poi trovi una cosa e non riesci a leggere. Sembra una specie di calamaro quel motorino lì. Uno Shuppet! Picadia. Siamo arrivati a Picadia. Che è palesemente una parolaccia. Ma che cittadina deliziosa! Teralite acciaio. Volevo salire lì sopra in realtà. Sono andato abbastanza lontano. Vediamo la mappa cosa ci dice. Anche se può andare di qua, ci dice. Il Raid Volante dove... Dov'è? È qui il Raid Volante. Potrei scavallare di qua. E me la batto dal Team Veleno. Solo che il problema è che poi io so che i livelli rimangono un po' quelli soliti. Poi qua c'è il deserto. Poi è finito il gioco. Io voglio superare questa zona. Ma qui non c'è un cazzo però, scusa. Ma si può sicuramente proseguire quindi qua. Sì, si può andare. Andiamo qua, andiamo qua. Tanto il volo si prende sempre alla fine, questo l'abbiamo capito.
D'accordo. Lì c'è un oggettino anche. C'è la neve. Oh, fa freddo. Cambiamoci i vestiti. Oh, forse un po' più autunnale. Bello come sono elegante. Ma che fico che sono. Ma c'è quello lì che è smanicatissimo. Facciamo autunnale, dai. Mi sento un po' in imbarazzo. Sì, sì, teniamo, teniamo. Che bello. Mio, è mio. Io quello. Cosa fai? Cosa? No, scemo. Come si mirano? Ma ormai ci ha visto. Ma questo è carinissimo. Che bello che... Oh, 36, ah, madonna. Forse è un po' alto, eh. Ma è bellissimo. Finizen. Addio. Fammi sto piacere. Ti sostituirò presto. Sì, vabbè. Non c'è proprio. Ah, c'è pure una mossa volante. E io ti faccio sub, bastardello. Anche se non ti toglie niente. Ah, ah, che stratega. Ah, che tattico. Scusa. Ancora. Ma non è acqua quel coso lì? Mi sono sbagliato. Come si poligolinalizza quando mi allontano? Diventa proprio un parallele. Aia. Ah, che dolore. Senti, ma io lo catturo così. Basta, no? Buttiamo un ultra per sicurezza. Tanto a 36 non entrerà mai. Yuppie! Leggiamo, vediamo. Che cavolo di elemento è sto coso. Toadskull sale. E impara cose. E si evolve. Non si evolve. E non impara cose. Ghiaccio. Sempre voluto un bel Pokémon ghiaccio. Esemplari di questa specie, a quanto pare imparentata con i Whalmer, lasciarono il mare in tempi remoti per vivere sulla terraferma. Ma che figata! Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Ormai tutto schiattato. Vediamo le info, dice Toddle. Minchia, ma il 36 è una bestia. Attacco speciale. Ah, questo sì che tu. Proprio buonissimo. Ma che figo è. Grasso speso. Che Pokémon è? Bellissimo! Lo metto sicuramente in squadra, però non adesso. Andiamo al box. Boh. Ma è proprio carinissimo, mi piace molto. Actic! Si evolve! Ma guarda, ma che bella sorpresa! Invece sì che si evolve al 30. Che bellezza. Vediamo cosa diventa. Ma è bellissimo. Ma perché c'ha la cannuccia al posto della bocca, santo cielo? La cannuccia no. La cannuccia. Ma perché la cannuccia? È una specie di moscone, ma cos'è? Non so se mi piace, perché è stranissimo. Mi manca un Tentacruel. È strano. Vabbè, guardiamo. Guardiamo la pagina. Vive in colonie nel cuore dei boschi. Detesta terribilmente le visite di chi non conosce. Sono io. Però non ho la cannuccia in faccia. Cosa vuole imparare? Mio Dio. Ah, c'è un altro, dice Toddle là. C'è anche un allenatore. Che cazzo sei? Ma mi spavento. Ma cosa vuoi? Lasciami in pace. Non vedi che sono impegnatissimo? Minchia, 37, via. No, ce lo ammazza. Fermo. Sei contento? Bravissimo, sei forte. C'è anche uno Snovel là, mi pare. Oh. Fuggi. Mi ha lasciato fuggire, meno male. Ci sono degli Snovel, ma guarda che carini.
Ma sei carinissimo. Hai viola? Perché viola? C'è anche un Exiu. Prendiamo un po' di cosine. Vabbè, direi che questa è una zona che è un po' precoce. Seguiamo il percorso. Cos'è sto coso? Ma perché a banana? Non lo vedi quello? Ah. Cos'è sto cosino? Ma è stranissimo. Ah, ma forse la prevo. Ma che posa da battaglia che c'ha? Che strano. Vabbè. Allora, cosa gli facciamo? Beh, tanto è alto di livello. Reggerà qualcosa. Ah, sarà fuoco. È fuoco? Fuoco spettro? Fossa. Ottima scelta. Beh, forte comunque. Che cazzo gli facciamo? Colpo di fango? Devo decidere se mi piace Tentacruel. Cioè, Todscruel. Non lo so. È interessante, indubbiamente. Come riposo. C'è un... Cos'è quello? Via, 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 veloce. Veloce che devo catturare quella specie di struzzo. Fammi catturare lo struzzo. Su, su. Dai che scappa lo struzzo. Ma quanti Pokémon nuovi che ci sono qua? Va bene, adesso ci provo. Che sta anche dormendo. Dai che devo catturare lo struzzo. Veloce. Veloce. Facciamo la mega perché qua inizia a diventare costosa la situazione. Veloce che c'è lo struzzo. Dai. Dentro, cattura. Bene, andiamo, 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 andiamo. Oh, molto arretrato. Molto gameplay arretrato da recuperare, allora. Si dice sia rinato da un Pokémon canide selvatico che ha perso la vita senza aver mai avuto contatti con esseri umani. Che triste. Però se diventa quell'orrore che ho visto nelle prime fasi di gioco, no. Via. Ok, quello lì sarà volante. Ah, sì, è quello là, esatto. Ma mi fa schifo. Comunque, volante, ci butterei un bel Pokémon. Bellibolt. Vai, Bellibolt. Vai, Belin. Si può dire, Belin. Buongiorno a te. Ma c'è anche quell'altro fiorellino. Ma cos'è? C'è un sacco di roba nuova. E Sparta. Ma è Sia. Canta. Canta Chandelier. Vabbè, Tone Choc. Non mi piace comunque. Quanto ti è andata male. Oh, c'è un sacco di robina nuova comunque. Ah, ma non è. Quindi cos'è? Allora, sicuramente è volante. Cosa può essere? Volante elettro? Un altro? Ma no. Però è resistente, mannaggia lui. Che ah, però belli. È psico quella roba lì. Oh, mi stanno dando un po' di culo con gli status. Bravo lui. Perfetto. Tutto liscio, strano, eh. Ma che bello belli da dietro. Non avevo visto che aveva quelle lichina, lichina lì. Sbadiglio. Beh, sì, dai, perché no? Però ho anche sguardo feroce, stridio. Sguardo feroce. Ma no, no, teniamo quella lì, poi magari glielo metto in post. Past. Psico, immobilizza l'avversario con il potere psichico che emette dalle grandi pupille. Oh mamma, che paura. Dall'aspetto non si direbbe, ma ha un'indole violenta. Come tutti gli struzzi. Vai via, Sparta. Ah, è l'evoluzione. Ma ce l'ho quell'altro cosino lì?
Dove cazzo è il Pokédex? Poképortale. No, no, no. Pokédex. No, aspetta. Mi sa che è l'evoluzione. Mi sento tanto bene. Allora, aspettate, vediamo. Fatemi vedere chiaro, voglio capire solo se ho catturato quell'altro. Mi sa che l'ho preso in un raid. Ah, devo allenare Cosino qui, Smoliv. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Lo voglio questo. Ah sì, allora Flitla è sempre giallo. Volante struzzo. Può essere. Ma l'ho catturato? Psico, sì, lui. Non mi ricordavo. Ma l'ho catturato? Ah, beh, sì, c'ho la pagina completa, l'ho catturato. Ma quando, però? Vabbè, vediamo se ho conquistato cose. 10 rete ball. Una pietra idrica. Interessante. Quindi Flittle l'ho catturato. Voglio catturare anche... Aspettate, aspettate un attimo. Non sono un po' indeciso in realtà. Ferma! Ferma! Un piccolo troll. Oh mio Dio. Sono sempre strani sti Pokémon lotta. Che gli faccio? Che gli faccio? Assillo. Bastardissimo. Cambiamo Pokémon. Chi ci butto? Ma è stranissimo sto Pokémon. Pavo, ma che bozza ha preso? Come una bella elettrococcola. Ho capito che questo qua è sgravissimo. Manda un altro. Allora, c'ha sicuramente mosse lotta. Sicuramente ha mosse buio. Mosse folletto. È invincibile. Allora, facciamo pigro. Tanto lui è sicuramente più veloce. La madonna. Meno male. Chiaramente un Pokémon fisico. Grande, belli. Che corazza. Te, alla facciazza tua. Sì, facciamo un bel acido bomba che tanto non è molto... No. Che cazzo? Come non è effetto? È acciaio? È acciaio lotta sto robo? Stai scherzando? È acciaio lotta. Sì, vabbè, ma è sgravissimo. Tinkatuff. Catturiamo. Tanto è nostro. Dicete. Bene. Direi che questa zona è un po' pericolosa comunque per andare avanti. Salta i branchi capeggiati da Bisharp per procurarsi il metallo necessario a realizzare il suo mantello. Il suo martello grande e resistente. È un Pokémon bullo. Ah, folletto acciaio. Beh,
Ma è illegale. Si può fare folletto acciaio? È l'evoluzione, quindi ci sarà la terza evoluzione. Figo comunque. Andiamo via, è tutto troppo pericoloso qua. C'è un altro Exu. Allora, ci rivediamo. Facciamo un po' di cambietti, va, così usiamo un po' tutti. Allora, facciamo così. Box. Allora, innanzitutto voglio spostare questo questo è la meraviglia. Voglio spostare questa meraviglia qua. Ah no, è già nel box 8. Cazzo, mannaggia a me che mi dimentico sempre di spostare il box, che non, poi non si capisce più niente. Allora, no. Come cazzo era? Dov'è selezione multipla? Meno. Perfetto. E voi vi sposto qua un po' a random. Benissimo. Qui non so perché l'ho tenuto qua, però generalmente tengo quelli che hanno tipo il teratipo speciale. Poi mettiamo in squadra. Togliamo Toadscruel. E mettiamo in squadra, mettiamo in squadra, mettiamo. Dov'è l'olivetta? Che l'ho trovata anche lei nel... Poi c'è anche sto coso. Cos'è sto coso? Glimmet. Mi ricordo neanche più che elemento è. Drago? Roccia veleno. Io lo voglio allenare. E sti cosini bruttini non li voglio toccare. Quindi Glimmet. Fatemelo un po' scoprire. Voglio vedere come diventa. Se si evolve, tra l'altro. E poi dov'è l'oliva? Olivetta, eccola qui. Box 8, così mi rimane tutto in ordine. Perfetto. Poi c'è qualcun altro di simpatico da allenare. Beh, lui non ho la minima intenzione di allenarlo. Leone. Questo qua è una bestia, no? Fatemelo spostare. Che bordel. Che figo. E beh, qua è un gran casino. Sì. Sì. Decisamente un bel casino. Quindi, Olivetta. Sto facendo la squadra di Pokémon Erba. Lo mettiamo al posto di Cruel. Poi chi c'è? Beh, Dashboon, non lo so, ha compenetrato. Mi dà fastidio che compenetra. Un Sparchess, lo lasciamo lì. Ma Smoliv è bassissimo di livello. Meglio che gli diamo qualche caramellina. Allora, fatemi pensare. Beh, mi sa che abbiamo finito più o meno qua. Premier per 29, finisce in 32. Pam comunque è lì. Ah, giusto, lui. Sì, mi stavo dimenticando. Chi tolgo? Beh, Pam è forte comunque, eh. Togliamo Pam per ora. Tanto il Pokémon elettrico ce l'ho in squadra. Poi, strumentini. Diamo qualche bella caramella a quello lì. XS le uso? Ma sì, facciamo una decina di XS. Tutto qua, altruismo, ma no. Ma perché? Vai, diamo la L. Vai. 25, Ale. Flagello. No, che brutte mosse. Mega assorbimento. Già ragioniamo. Vediamo cos'ha. Assorbimento, foglie lama. Cos'è? Fisico speciale? È speciale, ma... Ma male. Adesso gli cambiamo la natura, perché no? Se non deve rendere in attacco, no. Campo erboso. Oddio, un Pokémon tipo assistente. Vabbè, togliamo qualcosa. Tanto inutile tenere tipo azione. Togliamo azione.
Si evolve già. Ma non ho fatto niente, non l'ho neanche usato. No, fatemelo usare un pochettino. Fammelo usare un attimo, dai. Ecco. Voglio cambiare la natura. Dove sono le mente qua? Ah, eccole qui. Allora, scapito velocità. Scapito difesa. Ma che schifo. Sono orrende le mente che ho. Come è messo questo coso in difesa? Ah, poca difesa speciale. Quindi aumenterei sempre la difesa speciale a scapito della difesa. Ma mi sembra anche bello lento. Oddio. Non è proprio lentissimo, quindi vabbè, facciamo scapito difesa, dai. Mi si è confuso tutto. Dov'è che erano? Erano qua. Scapito difesa, yes. Sì. Tanto fa schifo sta menta. Perfetto. Vuoi andare. Perché si muove così piano, Smoly? Lentissimo. Ah no, tutti. Benvenuto. Benvenuto a Piccadia, città dei minatori e di gran lavoratore. Facciamo che sono un allenatore, facciamo là, andiamo di qui. Tanto qua non si potrà entrare neanche. Il nome Picadia viene dal lato di Picconare. Ah, perfetto per un paese di minatori, no? Perfettissimo. Ho visto un Pokémon lungo, molto ambiguo. Io invece ho visto un Pokémon lungo così. Ah, sembrava un fiume, la Madonna. Sembrava una montagna, sembrava un fiume. Sono già vecchio, caro mio. Comprendo benissimo. Ah, qua sopra non c'è nulla, giusto? Giusto, giustino. Arrivo da lì, quindi no. Sì, arrivo da qua. Ma quando si incastra così mi che fastidio. C'è qualcosa qui? C'è qualcosa? Nei dintorni non c'è niente. C'è un sasso grandissimo. Aspetta. Se posso tentare, cosa vuole? Oh. Ho il piacere di conoscerti, fanciullo. Grazie. Sono un collezionista di oggetti rari, nonché grande appassionato di Bronzor. Se posso tentarti, avrei qui un oggetto di buon auspicio per te. Te lo cederei per... Ah, facciamo 10 frammenti di Bronzor. Cosa ne dici? Sì! Ma baffa, lo sapevo. Provo a lottare contro Bronzor. Vabbè. Lo metto in cima alla lista delle priorità. Ovviamente anche qua non c'è nulla, nessuno. Gelati. Oh, che fame. Sembra tutto così buono e conveniente. Scusate, mi viene un po' da ridere quando vedo queste telecamerate strane. Toccasana perfetto, lui. Squawkabilly, cos'è che mi dice? Vola tra le nuvole insieme a Squawkabilly. Ciao, tu sei il volo Texas, se chiami con la mappa arriveremo da te in un battito d'ali. Bitorzo l'elmo, ma che bello.
Piano pianino. Cos'è questo qua? Un Pokémon? Qualcuno mi vuole sfidare? No, tutto solo, non c'è nessuno. Qui gente parla, volete parlarmi? No, non parla nemmeno. Qua... Picard è una città di gente silenziosa. Ma perché lagga così tanto? Come vanno le lotte? Non so, mi dica lei, come siamo messi? E cosa mi dà? Che cosa? Uno strumento nuovo? Strumento da dare a un Pokémon, un guanto protettivo che potenzia le mosse sferrate con pugni, impedendo inoltre un contatto diretto col bersaglio. Non l'ho capito. Ah, perché dovrei perdere i sensi? È un survival game? Ma qua nessuno, davvero nessuno parla. Si sono dimenticati di mettere dei dialoghi. Cosa vende il caffè? Vende il caffè? Che cos'è? Ah. Ma che cose carine! Non saprei cosa farmene, ma... Oh no, vabbè. Ho sete, bevo. Scusate, eh. Ma non ce l'ho, praticamente è finita. Me ne tengo un po' per dopo. Scusate, devo andare a controllare una cosa. Mettiamo un attimo il sovrascreens. Metto anche una posizione un po' visuale. Metto un Pokémon anche. Dov'è l'oliva? Vicino, oliva. Un po' statica questo oliva. Eccomi. No, mi sto bagnando tutto. Ah, povero me, mi prenderò il raffreddore. Ah, Molibo non mi ha detto niente, potevi coprirmi, no? Si è addormentato. Ma che brutto tempo. Torna, Molibo. Andiamo, andiamo a ripararci. Oh no. Mi bagno tutto. Ah, adesso qui sì che sono riparato. Ma non è vero, si è riparato, dai, non fare piangina, su. Ma io cosa devo fare adesso, scusate? Sono arrivato a Picadia e... Ma c'è questo cosino che devo catturare.
In realtà devo catturare anche l'uccello qua. C'è anche un laghetto, andiamo a vedere il laghetto. Ci sarà un dentro di Pokémon? Aspettate che ho sentito... Ah no, sono loro. Mi sembra aver sentito il verso della monetina. Eccola qui la ciotolina. Sinisti. Facciamo mega assorbimento. Foglie lama. Ma l'ha fatto lui. No. Ridammi, ladro. Ah, mi sono fullata la facciata tua. Vabbè, continuiamo questo rimpiattino, dai. Mi piaceva un sacco Sinistino, non so perché è fico come Pokémon. Lo metto in lista. Ah già, perché è normale. Grande. Grande Olivetta. No, come? Ma perché è uscito? Più attacco. Ti è andata male. Che faccio? Fa lo stronzo. Facciamo i buoni. No. Ci ho sperato, bastardo. Ho capito. Sì, ma l'ultra non mi va di usarla, santo cielo. Vabbè, facciamo un'ultima mega, poi vado di ultra. Niente. Perché sei difficile da catturare? Ecco, adesso torna arancione. Sì, torna arancione, sì. Per poco, tra l'altro. Adesso è ancora più difficile da catturare. E quanto ci voleva, eh? Si evolve. Nasce quando l'anima di una persona morta in solitudine... Morta in solitudine prende possesso di una tazza di tè lasciata a metà. Si palesa spesso in case e hotel. Oh. Forma contraffatta, non è giusto. Ma qui c'è un tunnel enorme. Ma dove mi porta sto tunnel? Dove andiamo? Ah, andiamo di là. Andiamo dove c'è... Avete capito che perché siete intelligenti, quindi non lo specificherò. Dove siamo qua? Ho capito dove siamo! Qui se io vado nel tunnel esco di là, sarebbe bellissimo. Che cazzo vuole quel motorino? Non vuole venire qua, io me ne vado. La richiama lì è shiny, non è shiny, allora non lo voglio. Oggettino, yes. Iperpozione, wow. Raggio scossas. Utile. Mi tuffo. Splat. Ce la faccio. Ah, ci sono le monetine qua. Anzi, una. Vediamo. Una, infatti. Non avevo dubbi. Dai! Imbranato. Ah, già che annega. Ma può fare anche sub? Posso andare anche sotto, perché mi sembra profondissima. Ma c'è dentro un Magikarp. Pista. Devo prendere pista, devo prendere lo strumentino. Pista.
Che cos'è? Una puttanata, ovviamente. No, questo è shiny, dai, shiny. C'ha le punte bianche. Guarda che shiny. Ah no, era riflesso. Ma no, non mi vuole far andare via. Aia! E dai. Sei bellissimo, bravo. Posso andarmene adesso? Dai, fammi andare via. Ma perché? Non è effetto perché sono normale. Fuga? Oh. Dovevo gridarlo ad alta voce. Andiamo via perché qua sono tutti antipatici. Perché lagga così tanto sto schifo? Niente, lagga per forza. C'è un signore e una signora quel che è lì. Cosa che non l'abbiamo ancora sfidata. Anche qua c'è uno. Coda drago. Bella coda drago. Quello non è uno strumento. Un Larvitar, sei shiny? No. Gettino. Vabbè. Niente, sfidiamo la signora. Ah, posso anche curare automaticamente, è vero. No, non voglio fare amicizie. Via, voglio parlare con lei. Che fortuna. Potevo anche non curare. Aia. Lui vuole diventare Usain Bolt. Ah, oh, prego, volevo farti un favore. E basta. Basta! Ecco. Ma era tutto calcolato. Adesso gli assorbo la vita che recupera grazie a campo erboso che ho messo io. Adesso mi toglie tantissimo. No problem. Adesso gli pretolgo tantissimo anch'io. Gli assorbo tutto e recupero con il campo erboso alla fine. Pochissimo. Volevo uscire con... uscirmene con full vita, ma... non è andata. Flareon, ciao. Ciao, No, che sfiga. Già mosse roccia. Yes. Ce le ha. No, solo... sì, vabbè, più o meno. Li mette levitante. Il verso è molto carino di questo coso qua. Quindi facciamo una bella tempesta. Sì, sei cattivo. Ah, ma che figata. Ma come tentenna? No, non è giusto. Chi metto?
Allora, in teoria campo erboso non dovrebbe indebolire giravita, solo magnitudo e terremoto. Ah, guarda, giusto in tempo. Non lo scopriremo mai. Allora, io farei una bella roba, perché tanto sicuramente... Aia. È più veloce, infatti, lo è. Poi faccio super tattico stridio. Ma grande! Che kill! Il giravita bello potente, va che mossa! Ariyama, ciao! È stato un piacere, cambierei Pokémon. Che metto adesso? Bramblin? Aspettate, aspettate che adesso metto Bramblin, intanto loro hanno le fiele punte. No, aspetta, non c'erano più le fiele punte? Eh sì, c'hanno le fiele punte. Adesso gli faccio sciagura. Te, beccati sta mossa. Wow. Sì, vabbè. Fortissimo. C'è un Diglett che mi fa BB7T da dietro. Che ansia. Funzionerà? Mi toglierò abbastanza? No! Oh, povero Bramblin. Si è spento. E lui è veleno e va giù. Dai, così non ha preso nessuno punti bonus. Nessuno ha preso punti bonus. È salito Glimmet. Tristezza. Qualcuno si evolve? Ah, sempre Smoliv. No, lo voglio usare. Non lo voglio fare evolvere, aspetta un attimo. Poi che livello si evolve sto cosino qua? Prestissimo, io l'ho trovato tardi, tardissimo. Andiamo a curare. Là, lontanissimo. Come al solito. Acceleratina, grazie. Ah, ma guarda, qua c'era una roba. Top Pepita. Vabbè, tanto... Ma questo qua l'ho sfidato? No! Tanto devo... comprare le sfere, quindi va bene. Ci abbiamo provato, eh. Abbiamo visto che non potenzia tanto la terra cristallizzazione. Allora, Mega Ball. Facciamo 20? No, 20 magari, non così tante. Così ci dà anche due Premier Ball. Non ci ha dato niente! Stronza. Prendi. Abbiamo un po' di Pepites. Dove sono? Qua? Qua? Qui? E dove sono? Ah, eccolo qua. Allora, un po' di perle. Piuma bella, che non ha nessun valore.
però non mi piace mai vendere tutto, tengo qualcosa. Osso raro ne ho trovati tantissimi. Minchia, quanti soldi. Perla, vabbè. Polvo stella, ma proprio bottissime. Ma tante, tante. Sono ricco. Quindi fungo, vabbè, non vale niente. Il denaro non è un problema. No. Io salvo, eh. Che dite? Salvo. Ho salvato il gioco. Perfetto, no, andiamo a battere quel tizio lì che ci aspettava. Ah, è un quaccabilli. Ma che fortuna! Non vale. Pure. Non è giusto. Avrei recuperato al 100% se non l'avessi crittato. Ah, grazie. Allora ti perdono. Sembra un maniaco vestito così. Non si giudica dall'aspetto. Quillfish. Quillfish. Sempre acqua. Non mi ricordo più se è veleno. Veleno acqua. Cambiamo. Non sono convinto. Ma dai, UPS. Mannaggia. C'è uno che mi fissa. Un po' inquietante. Vuole fare amicizia. Che sfigata che la sfera. Cosa impara Smoliv? Seme bomba. Figo seme bomba. Ma non è speciale sto coso? E che cazzo, tolgo, vabbè, tolgo foglia lama, dai. Adesso si vorrà evolvere, potrei dargli effettivamente anche la pietra stante. Aspetta che mi sa che adesso due battaglie lo faccio evolvere. Sembra di essermi perso qualcosa, non so bene cosa. Ho detto adesso faccio quella roba lì, ma non me la ricordo più. Ah, dovevo andare a vedere il tunnel. Adesso vado a vedere, eh. Guardo un attimo cosa c'è qua di bello. Ammesso che ci sia qualcosa di bello. Beh, c'è quella robina lì che... Ah, no, ma lì ci sono già stato. Niente, me ne vado. C'è una cosa. Ma no, ma qua ci... Ma no. Pensavo di esserci già... Non capisco se gli oggetti respawnano di ogni volta. O semplicemente io non mi accorgo di quando passo in certe zone. Allora, qua io mi ricordo che tipo c'è un allenatore. E qua c'è un altro oggetto che... Non ho preso, non so perché. Ma respawneranno, dai. Io qua ci sono passato, sono certo. E
no, non ci sono passato, mi sa. Convintissimo, eh. Catturare il piccione quello grande. Magari non Cosmo Live. Sono scappati. Ok. Facciamo... Ma sì, tanto sono sovralivellato. Acrobazia e acrobazia. Very nice. Tracotanza, ma non mi fai niente. Andata, non mi ricordo più se ho preso anche la Prevo. Adesso controlliamo subito. Si dice che il suo elevato intelletto sia dovuto alle dimensioni del suo cervello, più grosso rispetto a quello degli altri Pokémon alati. Rocky D non l'ho preso. Dov'è? Ho visto un punto esclamativo sotto al sedere. Prendiamo anche Rocky D. Farà il difficile? Ah no, dai. È un Pokémon coraggioso e temerario. Il motivo bianco che ha sotto gli occhi intimorisce i Pokémon più paurosi. Ah, ma pensavo fosse un occhio, invece è un disegno. Ah, non lo sapevo. Va bene, ma sulla mappa tipo non c'è scritto dove porta quel tunnel. Ah no, esce dall'altro lato. Però secondo me potrebbe anche uscire di qua. Andiamo a vedere, dai. Adesso mi sorge il dubbio se ho battuto questo o quella. Non so neanche cos'è. Ti ho battuto? Non ti ho battuto. Oddio, fuoco bomba. Tutti i fatali, ma che figate di roba è? Era una mossa nuova. Drago danza. Paura, eh? Ma si rischia. Siamo quasi full vita. Ma io persevero. No, no. Adesso c'ho molta paura. Acqua patto. Meno male. È andata proprio bene. Tutta bravura, altro che fortuna, sfortuna. Andiamo a vedere quel bellissimo tunnel. Ah, ci sono... Allora, o lui è shiny. Che cazzo di spavento. No, c'ha sti riflessi strani. No, è pure veleno, via, via, via. Fammi scappare. Dai! Mi fai andare? Ah.
No! Non c'è un passaggio, sono incastrato. Ecco. Ah, ma lì c'è... un mio che mi segue? Cioè, ci sono le monetine. Ah, ecco. Vabbè, facciamo il giro, dai. Facciamo... davvero facciamo prima. Questo sì. Ah, era il tipo inquietante di prima. Andiamo a vedere cosa c'è nel tunnel. Che cazzo? Ah, il... aspettate, ho sentito il tizio. No, aspetta. Aspettami. No. Che palle che c'è l'animazione. E lui mi ha pescato, è arrivato anche a Riyama. Che festa. Mi ha fatto scappare, meno male. Via, che c'è una Riyama dietro le... aiuto. Ma si congiunge. Sì, quello che sbuca di là. Chi è? Ah, non t'avevo visto. Vabbè. Ovviamente. Non ho fatto un cavolo. Ecco. E vai. Possiamo andarcene, per favore? Andiamo via. Via. Grazie. Ottimo. Perfetto. Quindi possiamo tranquillamente... guardiamo la mappa. Allora, risbuchiamo di qui. Possiamo fare tutta questa zona. Tornare a... e poi andare di qua. Ci può stare? Poi andiamo nella zona nevosa. Saprei anch'io. Vabbè, nel dubbio facciamo una bella cosa. Andiamo qua. E sfidiamo il team qui. E poi decidiamo. Oh, odio gli open world. Ah, eccolo qua. Sentivo io. Compaiono continuamente oggetti, ma io non lo so. Oh no, ancora lui. Vabbè, stiamo al gioco. Che mistero. Attenzione. Ahia.
Ah. Quindi lui si è dimenticato di essere Garoff e adesso fa il preside. Si è incasinato tantissimo. Si è già intortato dalla seconda base. Cassiopea, ciao! Sì, ti sento. Sì, ma mi spia, c'ho il GPS nelle mutande? Mento, mento a prescindere! No, nessuno. No, solo io. Comunque, non, non c'è cascata. Ora che ho sconfitto uno dei loro capi, Team Star sarà molto più allerta. Prevedo che le prossime basi saranno più difficili da conquistare. Mi raccomando, fai attenzione a risentirci. Ciao. Bene. Ottime notizie. Io curioso un po' qua e là, eh. Questo è svorticoso. Ah, interessante. Elettro. Ma sì, ma sì. La squadra di Eevee con terratipi diversi, vari ed eventuali. Musichetta bella. Musichetta bella in arrivo. Si poteva fare di meglio, eh. Vai. Cosa uso? Semibomba, dai, godiamoci un po' l'animazione. Vabbè, che mi critta. Figo. Non gli ho fatto niente. È forte questo Eevee. Ma perché è sempre me? Niente. Sono io il bersaglio. Brutto. Perché c'è una sfera lì in mezzo? Bah. Allora, dovrebbe entrare facile in teoria, no? Quindi se io uso anche una curable, ad esempio, va. Sì, cattura al 100%. Vediamo, pelo di Eevee, polvostella, baccarancia, caramella S, ma poca roba. E mandiamolo al box.
Cos'è sto coso? Ah, il ragno. Funghettino. Qua sopra c'è qualcosina. Aha. Ah, è cosino. Devo catturarlo. Vieni qua. Mi manca. Però è veleno. Brutta storia. Riesco a catturarlo? Sì, no. Vabbè, ci provo. Che culo. Grande. Meno male, così evito rogne su rogne. È di natura mite, ma se qualcuno lo fa arrabbiare, lo morde con gli incisivi impregnati di un veleno paralizzante. Ma all'ultimo mi sono comparsi sti qua. Andiamo via? Beh, ovviamente. Ma sono d'erba, cretino, non vedi? È pericolosissimo. Lui però è forte. Ma sbaglio, c'è un allenatore là in fondo. Komala. Che tanto l'ho già catturato. Che cos'è? Gotita gotitella, non la voglio. Però qua c'è un oggettino che voglio. Dello zinco, dolce pomo. Ah, si trova così. Quello è lo stronzetto che... Ma c'è Paineco! Ma che figata, Fortress mi piaceva un botto. Devo catturare anche sto coso, catturiamolo. Mi sa che non ce l'ho, infatti. Se l'ho colto alla sprovvista entra subito. Facciamo un test, vediamo. Yes! Ma che figata. Finizen impara... ripeti. Buono, ripeti. Però non adesso. Solo in competitivo. Cos'è quella cosina lì? Ah, uno Psyduck. Si era mimetizzato col ciuffo d'erba, pensavo fosse qualcos'altro. Cos'è lui? Un poliziotto? Corriere, ah! Deve consegnare i regali di Natale. Oddio, no! Proprio lui. Qua mi fa un attacco d'ala, è finita. Ai. Sì. Fa male. Vabbè, Smolly ve lo faccio evolvere, dai. Mi sono rotto. Vediamo cosa diventa. Ma carinissima! Ma che bella che è! Condivide con gli altri il suo delizioso olio dal fresco profumo. Convive con gli esseri umani fin dai tempi antichi. Bellina! Quindi c'è la terza evoluzione, che è la scultura che si vede nella prima città. Bene! Quanto è forte, domanda?
Che abilità ha? Sveglia lampo, l'avevamo già vista. E le mosse invece, che mosse c'ha? Gestione mosse. Fai ricordare, vediamo cosa può imparare. Assorbimento, profumino. Che schifo. Schifezzissima. Tipo, che ne so, idropulsar lo può imparare. Che sarebbe bellissimo. Anche surf. No. La surf non lo impara. Riposo, vabbè. L'acerboso, interessante. Quanti ne ho? Uno solo. No, allora no. Semitraia, non ci interessa. Resistenza, lo imparano tutti. Comete. Beh, comete. Comete, dai, tanto ne ho un botto. E gli tolgo, le tolgo semebomba, perché tanto è fisico, lei è speciale. Anche se ha la... Ma scusa. Ah no, ok, mi stavo confondendo. Tolgo semebomba. Perfetto, poi vediamo cosa può imparare. Apri pista. Prefisica. Ah, eccola l'evoluzione, cioè si vede perfettamente. È un po' strana. Vabbè. Usiamo anche lei un pochino. E poi decidiamo. Ta-ta-ta. Fascino, no. Benissimo. C'è un paineco sull'albero, che bello. Oranguru devo prendere. Oranguru mi serve. C'è un altro Pokémon là in fondo che non ho. Ah, aspetta, però Amangus ce l'ho già nel Pokédex vivente. Allora, è al 30. Mi faccio un bel mega assorbimento. È più veloce. Ah, ok. Sarebbe più veloce. Ma è sì, ma fortissimo. Forse potevo provare subito la mega. Ho fatto una cazzata. Però ora è un guru difficile che non lo catturo subito. Eh no, infatti. Meno male che non ho fatto crescita. Sarà dura qua. Ma ci stiamo smazzando tantissimo. Attenzione che forse vita gialla ci arriviamo, eh. Andiamo con mega assorbimento. Ci dà una mano. Ottimo, ottimo. Meno male, meno male. È passato la fase difensiva. Ottimo, adesso lo possiamo catturare. Prendiamolo. Cattivo. Uso la ultra perché è troppo difficile quando sono a singolo stadio, a stadio finale. Sono una menata da catturare. Ecco. No, c'ero quasi. Che ne dici di entrare in questa bella sfera gialla e nera? E bianca anche, c'è anche bianco. Come te, bianco. E anche lui è andato. Pokédex di Alola.
Parascarica. Oh, aspetta, però scarica. Però lui è fisico speciale? No, è speciale, però. Ma sì, cambiamo un po', dai, tanto scarica 80. No, aspetta, scarica è speciale. Sono confuso con Scintilla. E adesso divento una bestia. Perfetto. Vedendolo dare ordine agli altri Pokémon nella foresta, in passato la gente lo scambiava spesso per un essere umano. Ma sapete che quasi quasi Finizen lo depo... Sembra shiny sto coso, è un shiny? No. Sa che Finizen lo deposito, mi sono un po' rotto di usarlo. Mimikyus! Adesso lo prendo, eh. Quando finisci di laggare, lo prendo. Anche Mimikyu è forte. Dov'è? Non c'è più. No. Oh, mi sono allontanato di un passo. Wow. E c'è Shiny qua, lo Venomoth. Sono in mezzo a... Ma questi sono del team... No, aiuto. Scusate, io volevo solo l'oggettino e i Venomoth. Magari Shiny, se c'è. Ho trovato Slavina, ma che fico. Ho trovato anche l'Acerboso, no... Non c'è neanche un Venomoth shiny. Però sono bellissimi visti tutti insieme. Ma che spettacolo. Bello. Beh. Peccato che non ci sia shiny. Uffa. Ma li possiamo ad esempio battere tutti? Però non ho niente che posso usare. Beh, Finizen lo cambio, dai. Allora, box. Vediamo chi posso mettere. Al posto di Finizen, qua. Quanta gente c'è. Allora. Fatemi spostare, che qua è diventato un casino. No, oh, anche questi. Ma che volete voi? No, ho sbagliato, vabbè. E voi altri mi andate bene. Chi metto? Chi metto? Pammo. Metto. Vabbè, metto Crocalor. Ah no, aspetta, c'è lui che devo. Che è rimasto indietro. Metto lui, dai. Niente shiny. Aiuto. Spavento. Ce n'è uno bianco fra di voi. Bianco, bianco. Questi sono un po' violenti, eh. Giusto per... Oh, 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 dove vai? Questo sulla terraferma è venuto. Ma che cavolo, che vuoi? Ma pensa a te. Cioè, impara a camminare solo per punzecchiarmi. Sono bloccato. E dai. Ecco. Sì, ma nuotano sull'erba sti qua. Ma com'è possibile? Tanto non mi farà mai scappare, quindi faccio mega assorbimento. Ah, grazie. Ho fatto la doccia. Sì, neanche quanto lagga. Con tutto colpa di sto cespuglio.
Ce ne andiamo? Ecco. Uffa. Ci vuole pazienza, eh. Oh. Guardate che fatica che devo fare. Eccolo Mimikyu. Allora, mi sa che l'ho preso alla sprovvista. Non sono sicurissimo, però farei un tentativo con una bella Ultra Ball. Giusto per sprecare bene. Top! Oh, meno male che ha messo sta meccanica di cattura semplice. E si expa, ragazzi. Ancora. No, tu non voglio semibomba. Forma mascherata. Perché ha messo una nuova forma, scusami. Sono curiosissimo adesso. Cazzo vuol dire forma mascherata? No, lo voglio sapere adesso, immediatamente. Sì, ma io smolivo, forse è meglio che lo curo. No! Ah, ma qui era dove ero prima, dove, cioè dove ero l'altra volta. C'è un oranguru che balla. Guardate cosa c'è lì. Cosa ho beccato? In PDIP? Ah no. Sì. No, Morgrem. Sì, io confondo i nomi, ma sì, lui. Oddio, livello... Provo? Ma sì, provo. Ho preso la sprovvista, funzionerà. No, ci ho creduto. Ah, non l'ho preso proprio la sprovvista. Aia, che male. Non mi deludere, Don Liv. Non mi deludere. E dai, però che lentezza. Oh, adesso dovrebbe andare un po' più veloce. Facciamo anche così. No, ce l'ho sbrillucichio. Che botta però. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. 22. Cos'era? 45? Ci sciotta. Catturo. No. No, no, mega sorbimiamo. Ah, bastardo. È più intelligente di quanto pensassi.
E mandiamo un altro Pokémon. Chi mando? Così lo facciamo combattere un po'. Terrempesta. No, quello che... Ah no, non posso usare due volte di fila la stessa mossa. Tanto io uso Terrempesta e poi sono a posto. No, non è vita... Uffi. Lo facciamo lucidatura. Ah, fregato. Serax cade sempre in piedi. Oh, vita rossa, che bellezza. Vai, mega. Mi mancano i Pokédex di Alola. L'autodistruzione? No. Un po' troppo esagerata come mossa. Di Alola e di Spada e Scudo e di Galar. Non so se prendo. Ma no, non lo prendo. Ma no, vai via, non mi interessi. Basta. Prendiamo. Usiamo un revitalizzante perché qui. Ora che vado al centro Pokémon. A parte che se è la base veleno, immagino che non lo userò molto, Dulliv. Ma c'è un altro studente, sfidiamolo. Ma parla per te, ma cosa vuoi? Piccione. Oddio, ma sembra lucignolo. Champlaf. Oh no, avrà mosse volanti? Io ci provo. No! L'ho appena curato. Uff. Vabbè, niente. Mannaggia. Quanto è forte sto coso. Fighissima comunque Mantossina. Che botta. Ma quanto è forte. Champlaf è pure bulky. Ale. Iperavvelenamento per tutti. Sono tentatissimo perché adesso con Veleno Shock spacco tutto. Pupitar. Cazzo. Proprio lui. Terra roccia. Male, male. Cambia. Sì, se mi traia basta. Due hit. Due. E un soffio.
Umbreon. Cambia, cambia. Che butto, che butto. È un po' che non lo uso. E poi anche Forbice X. Avrà anche simbiosi, come si chiama? Ah, non ce l'ha, no. Cioè, sono in live da 2 ore. Non ho fatto niente, praticamente. Si sale bene, eh? Grande Umbreon, quanti punti. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Niente, allora, cambiamo Dolive. E ci buttiamo dentro il nostro Crocalor, che poverino, non l'abbiamo cagato da un po'. Vai, Crocalor lo schiaffo qui. E Brambly non lo lascio qua, lo sparso qua. Glimmet... potrebbe essere interessante Glimmet. Però devo vedere se impara roba nuova, perché non ha neanche una mossa offensiva e non mi sta tanto bene. Innanzitutto dovrei anche curarlo. Bene, poi notifiche, na. Borsa. Vediamo un po' cosa può imparare. Vabbè, solita roba. Stordiraggio, no. Rocciotomba. Già rocciotomba. Aspetta, ma non è che magari già nel parco mosse c'è qualcosa di utile? Perché effettivamente non ci ho neanche provato. Vediamo, vediamo. Forza antica. Acido bomba. Cose bellissime. Vabbè, a parte che ha veleno shock. Acido bomba, cavolo, è utile. Forza antica assolutamente. E possiamo togliere... togliamo Levito Roccia. Ok. Vediamo se altre cose interessantine. No, però acido bomba un po' sì in realtà. È anche veloce, quindi lucidatura non so quanto potrebbe essere utile. Sono molto tentato. Ma sì, dai. Togliamo lucidatura. Che di parere. Certo. Grande, ne sa, eh? Ma cos'è sta roba? Ma che figato, posso parlare col Pokémon. Bene. Quindi Glimmet adesso è utile. Vai, usiamolo un po'. Voglio tornare dai tizi di prima. Qua tra l'altro c'è uno strumento che noto solo adesso. Beh, del ferro tra l'altro. Neanche roba economica, per dire. Andiamo con questi signori. Sempre in gamba, Astra alla vista. Ah, questi sono amici. Siamo stanchi di stare dietro al Team Star. Tutto qui, di nascosto andiamo pure a scuola. Ma dai, ma questi sono bravissimi. Qui nessuno si mette a litigare, perciò mi trovo bene.
è tutta un'altra storia rispetto a stare a scuola o con quelli del Team Star o a casa mia. Questi sono dei ribelli del Team Star. Chi è questo signore? Questo è un punto di ritrovo per i reietti del Team Star. Operazione Stardust, dichiarazione di guerra. Ma di che parli? Noi qui non siamo in contatto con la gente del quartier generale. Degli emarginati. Non posso offrirti chissà che accoglienza, quindi ti faccio un regalo. Grazie! Cappellino sportivo Star. Può stare tranquillo, può stare qui quanto ti pare e puoi levare le tende quando ti fa comodo. Grazie. Oh, che persone easy. Guarda il cappellino. Voglio vederlo subito. Mi memetizzo. Come si fa? Non mi ricordo già più. Eccomi qua. Allora, vediamo il cappellino. Il cappellino accademia lo posso anche bruciare. Casco accademia. Ma non lo vedo. Come faccio a vederlo? Ma che errore è? Ma è bruttissimo. Questo già è carino. Solo che hanno sto enorme il cappellino. No, non lo voglio. No. Esci senza fare modifiche. Perché sono così brutti i cappelli? Sono enormi. C'ho la testa piccola. Andiamo a sculacciare sto Team Star. C'è il corriere. Eccolo il campo. Ah, adesso mi fanno scegliere i tre Pokémon. Bla bla bla. Muschetto dei segni. La banda di Shish. Banda di Shish. Una. Aspetta che ho sentito un suonino. Dov'è? Vabbè, la monetina la troverò. Non posso saltare dentro, ovviamente. Mi sono imboscato. Ah, ma no! Mi sgridano, scusate! Non è tanto alta la recinzione. Sembra una recinzione per, che ne so, per pecore. Ah, ho sgridato il bambino. Ok. Va bene, facciamo le persone educate. Cazzino. Ma ce l'ha ancora col bambino. Lasciano in pace. Chiamali. Cazzo vuol dire? Avvicinati. Facciamo gli impiccioni. Sono famoso. Questa è un'irruzione. Sono proprio io. Facciamo i prepotenti. Va bene. Questo bambino è un fan. Aspetta. No, ma aspetta, nel senso non voglio, sei un bambino, io non voglio.
Maledetto bambino! L'ha fatto per cacciarmi, io mi stavo impietosendo. Va bene, sì. Sì, sì, non ti gasare. Ti rimando all'asilo, poppante. Da così lontano? Oh, Gaetano, no. I pantaloncini dove sono? Faccio vedere io con la mia nuova mossa. Ma senti, io ne ho solo 5. E 10 veleno shock. Io faccio acido bomba a manetta. No, 5 forza antica no, però che schifo è. Ah, che bello. Sarà una battaglia lunghissima. Musica truzza, una battaglia lunghissimissimissima. Oh no, adesso recupererà tutto. Eccolo. Vediamo vediamo quanto riusciamo a renderla tediosa e lunga. Vediamo, vediamo. Oh là. Beh, direi che la chiudiamo abbastanza in fretta. Eh beh, fortino però il fiore, eh? Fortino, fortino, mi piace. Assolutamente interessante, speriamo non diventi un cesso. Chi è Shroud là adesso? Quello nuovo? È un po' lunga. Cambiamo. Buttiamo dentro Dune. Faccio vedere io. Oh, mi confonde. No, 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 no! Si è colpito da solo! Ale, veleno, veleno! Sì, sono avvelenato! Che gioia, è anche confuso, evviva! Questa fa male, eh? Ti mando sotto la texture del suolo. Sì, ma mi sa che cosa lo cambio, sta diventando troppo forte. Hai fallito, Marmocchio. Arriva la spiona. Beh, insomma. La banda Shish, la divisione veleno del Team Star. Il suo capo, Enzo, ha molta manualità ed è anche il sarto del Team Star. È un ragazzo un po' particolare. Agisce in modo imprevedibile. Non è chiaro come reagirà alla nostra dichiarazione di guerra.
Sconfiggi il maggior numero possibile di Pokémon del team finché non si farà vivo. È tempo di dare una batosta alla banda di Shish. Quando sarai pronto a dare via all'incursione, suona il gong. Sono nato pronto. Però aspetta, non sono pronto. Fammi cambiare un po' di Pokémon. Voglio cambiare. Ma questo cosa ci fa qua? Questi due qui non dovete stare qui. Avete sbagliato box. Come ve lo devo dire? Io non posso. Ah, c'è la tazza. Allora, voglio mettere. Ma Pavo è al 32. Comunque non è così basso. Metto Primeape. Non lo so, però in realtà. No, Dashboom non posso metterlo perché sarebbe un suicidio. So che metto Toskrull. O Clarf. So chi mettere. Metto Prime. Ok, perché sennò non mi cresce più di livello e inizia a seccare la cosa. Bene. Suoniamo il gongolo. No, perché i primi tre? No, aspetta, pensavo me li facesse scegliere, non mi ricordavo. Allora, Don Sparse sicuro. No, aspetta, metto. Sì, Dune, metto Dune, dai. Poi metto. Lui. Così lo uso anche un po'. Anzi, guarda, lo metto per primo. Poi metto lui e poi metto. No, ho sbagliato. Ah, sto facendo casino. Aiuto! C'ho il cervello che mi sta spappolando. Perfetto. Va bene così. Anzi, in realtà Clarf forse è meglio di tutti per le lotte veleno. Anzi, per le lotte. Scusate. Per le lotte team. Oh, sono forti tutti. Non saprei neanche. Ma no, dai, vado così, vado così. Suoniamo il gongle. Sì, sì. Sono pronto. E il tizio che per un colpo di fortuna ha battuto un'altra banda e ha fatto irruzione qui. È il momento di mostrare di cosa è capace il Team Star. Forza, mettiamola alla porta. Il capo non ti degnerà di uno sguardo, perché se sconfiggerai almeno tre. Ah, sì, ok. 10 minuti. Me ne bastano 2. 2, 1. Ma ci sono dei bambocci là. Via. Posso, puoi curarmi? Sì, sì. Ah, ma sono già curati. Ho sprecato ben 10 secondi. Te. Ma dove vai? No, Gimmet. Che cazzo di casino c'è qua? Oh. Gimmet. Beh, non funziona. Scusami. Ma si è scaricato? Ragazzi, non funziona più la R. Cosa succede? Non li ho ripresi? Ma si è buggato. Che cazzo succede? Quanto lagga, ragazzi. Che situazione imbarazzante. Ah, va a 2 frame. Non ci credo. Che schifo. Sì, ho capito. La difficoltà qua è che va a 2 frame. Mamma, che imbarazzo. Chi sono sti cosi? No, i funghi no.
fatto loro. Ci mettiamo una, no, una giornata intera. Fatto bene a portare Crocalor. Ma non stiamo neanche espando neanche di un pochino, niente. Mal di testa, ragazzi. I frame che vanno così davvero mi spiazza. Siamo a 30? Oh, fine della sofferenza. Mamma mia, che roba incredibile. 1022. Ah. Vai, chiama il capo, chiama il capo. Allora, saranno ancora tutti scattati. Un'altra. Questa è viola. Ma tutti sto schifo diventano? Ah, ma aspetta, ma il Pokémon... Non riesco a capire. Quanti ce ne sono di Pokémon su sto mezzo? Il Pokémon è quello davanti. Enzo. Che stile. Enzo, quanto cacco ti penso? Dov'è? Ragazzi, è morto tutto? Oh. Ma quindi il Pokémon non è tutto. È solo quello lì in mezzo. Ma non è brutto, dai. Quello sul cofano. Ebbene, è giunta l'ora che il sottoscritto Enzo si palesi. Tu sei Rex, debellator di reclute, non è così? Vile canaglia, che attenti al Team Star, sentirai tutto il mio veleno. Io, Enzo, mi scaglio all'attacco. Vai, Enzo. Enzo. Dai, non mi hanno curato i Pokémon, adesso sono tutti schiattatissimi. Oh no, il puzzolone! Fatti avanti, fellone! Fatti avanti, assaggia l'amara sconfitta! Che cazzo vuol dire fellone? Allora... Io mi sparo. Bel forza antica. Perché sì. Mica, 4 Pokémon. Che cazzo di male. Sì, ma tanto sono velenosi. Porca miseria, mi sa che l'ho sottovalutato. Vabbè, ma che sfiga. Ma no, cioè, non va bene. Ah, ma posso usare tutta la squadra. Ma cazzo. Allora, facciamo così. Mi spiace, Glimmet, sei stato bravissimo per quanto possibile. Ah, inculato. Mi sta bene. Pi-pi-pi-pi. No! Bastardone! Povero Primeape. Ma non che te lo fai apposta. Io non ci sto. E mi curo. Ho 20 antidoti, quindi... Niente, Glimmet è già fuori gioco, accidenti. Una mossa. Dovevo dargli a Evolvi. Meno male che l'ho curato. Che batosta prendeva.
Dai! Me lo prendi adesso, per favore? Non mi ha tolto niente. Però attenzione che si è curato. Ma ancora l'iperavvelenamento. Alla prossima mi va giù, mi sa. Proviamo, proviamo. Cazzo! Dai che mi va giù. Dai, critta. No! Però mi curo. Vediamo se riesce a resistere. Tieni duro, Prime. UPS! Mamma mia, a momenti mi stacco le cuffie. Aspetta, ok. Cambiamo Pokémon, per carità. E ci butto. Che cazzo, che veloce quel coso lì, bastardello. Vai, vai. Tanto dubito userà tossina. Usa sbigo attacco, per favore, dai, ti prego, ti prego. È la mossa ideale. No. Vabbè, tanto non mi toglie niente. E... Forbice X, andiamo sul sicuro. Caduta Massi, rischiamo. Rocciotomba. Ah sì, Rocciotomba, vabbè, tossinami le balle. No. Come la batto io il robot lì, porca miseria. Sarà difficilissimo. Revavroom, cambia Pokémon. Sono tutti scassati già. Non è acciaio, vero? Porca miseria, non mi ricordo mai. Ah, ma che carino. Ah, ecco com'è. Ma non è male, eh? Non è male per niente. Sarà più veloce, chiaro che più veloce. Aia, che male. E non itta. Porca puttana, ragazzi. Ma che sfiga, però, eh. Che sfiga. Dai. Non la reggi, ma vaffanculo allora. Sì, ma che schifo, cioè. 90%. Ci vuole pazienza. Mi scoccia un po' usare revitalizzante max. Pure battiterra, è fortissimo sto coso. Vabbè. È un dramma. È fortissimo davvero quel motorino lì. Porca puttana. Non so cosa fare. Sono in crisi. Sa che falliremo clamorosamente. Ma adesso mi fa botti in testa e è finita. Ah, pure. Che figata. Che figata. No, tutta la squadra scassata. Ma quanto cazzo è forte? Oh! È troppo forte. Poi è una saetta. Velocissimo. Ho tutti più lenti. No,
Allora, fatemi ragionare. Mi ha tolto praticamente 60. Se io gli do una pozione, poi mi va in range di Terra Crystal, quella roba lì. Crocalor. No, mi va in range di Aiuto Fuoco e forse riesco a batterlo. Però mi sembra che lui, aspetta, cos'è? Acciaio, sarà acciaio veleno. È dura, eh? Non riesco a capire perché tutti i Pokémon selvatici, tipo tutti gli allenatori comunque sono, adesso sono più o meno al 27. Questo qua è 30, 33. Ah, ho anche lanciafiamme. Senti, io vado di all-in. Basta che non mi critta. Orca troia, un PS. Ma dai, ma che cazzata è? Ma scusa, ma prima mi ha tolto 60. No, neanche 50. 56 mi avrà tolto. Adesso aumenti il mio ammazza. Cazzata, ragazzi. Toh, beccati questa. Io c'ho il Crocalor cittone. Mac. Devo per forza tenere coso qua. Faccio vedere io adesso. Sono lentissimo. Sono più lento sicuramente anche di Mac. Porca puttana. Super pozione, ricarica totale. Per pozione, remusco, cura 100. Iper pozione. Aia. Anche qua c'è la... ci va male, eh? Vabbè, vado di aiuto fuoco anche qua, sì. E non basta. È fortissimo. Vabbè, non mi va di star qua a curare all'infinito. Magari la schiva. Vabbè. Parole. Finché la fortuna ci assiste, bene. Vai, Crocalor lampadario. Ce la puoi fare. Un altro? Sì, ma è illegale. Non puoi. Un altro. È la macchina. Livello 32, star mobile. Fa sta mossa. Che bello. Povero Crocalor. E adesso? Cioè, mi è rimasto solo un Pokémon. Si può paralizzare quella roba lì? Proviamo. Tanto lui ci sciotta perché è illegale. Che cacchio. Che cazzata che non funziona. Oh, Dio santo. Ma che puttanata. Niente, lo spreco, dai. Tanto non li uso mai in qualsiasi gioco. Vabbè. Grande utilità.
Quindi hanno ammarrato l'evoluzione del motorino. Bello. Si fa illegale. Vediamo se riusciamo a fare una magia. Non credo. Slitta ruote, cos'è? Mio Dio, ho paura da guardare. Non ce la faremo mai, mai, mai. Ah, ha pure l'abilità anche lui. Ok. Che cazzo di livento è? Comunque troppo sgravo. È pure più veloce, anche se ha la velocità calata. Ma questo coso non aveva un'abilità, ecco, adesso me la ricordo. Ma non ha sortito un grande effetto il boost. Peccato aver sprecato il turno prima, potevo fargli una banale giravita. Ovviamente adesso si mette male. Molto molto male. Ciao. Ma io faccio niente. Niente di niente. Andata, dai, non ci vuoi di allungarla. A meno che davvero non capiti un miracolo adesso. Chiaro, ho perso. Odio perdere nei giochi Pokémon perché non è, diciamo, considerata un'opzione. Sono morto. Va bene, va bene. Viva il lag. È il lag che mi ha debilitato. Grazie. Ah, che sconfitta. Allora, valutiamo bene perché ho un po' esagerato forse con i Pokémon messi in campo. Allora, c'è quel robo lì alla fine che è un dito in quel posto. In realtà non è che io abbia tanta roba interessante, eh? A guardar bene. Mi sa che vado a farmi un giro e poi torno. Che qua, non lo so, non mi sento molto sicuro di riuscire a farcela. Tauros, vabbè. Niente, dai, fanculo. Vado a farmi un giro, faccio l'ignore, dico, ma sì, stavo facendo una passeggiata. Allora, vediamo dove possiamo andare di bello. Possiamo andare. Dove vado?
Di qua, che livello saranno i Pokémon? Possiamo andare di qua al massimo. Faccio il giro per così. Sì, ho deciso. Anzi, facciamo una bella roba, torniamo a scuola. Vediamo cosa c'è di bello a scuola. Ho ancora molto da imparare, evidentemente. Ci saranno nuovi corsi? C'è roba nuova, lingue. Vediamo che cagata è. Ma è seria la cosa o mi segnano l'unknown? Miei carissimi studenti, ma è quello di coso, quello di Galar. Come state? Siete tutti in forma? My name is Salvis. Di nuovo, my name is Salvis. Sono felice di vedervi tutti così attenti. Thank you, grazie. Sono very happy di poter accompagnare dei giovani come voi in uno dei periodi più emozionanti della vita. Il mio nome è una promessa che faccio a tutti voi. Navigheremo insieme il mare impetuoso delle lingue straniere, ma sempre Salvis Rebus, cioè in piena sicurezza. Proprio così, sono il vostro insegnante di lingue. Durante le mie lezioni imparerete un sacco di cose interessanti sul mondo delle parole. Sapevate che... Vabbè, basta, mi sono rotto il cazzo. Sapevate che saluti come buongiorno, ciao, cambiano a seconda del luogo in cui si trova, ci si trova. Per esempio, in alcune parti del mondo potrebbero dire good morning o hello. Ma non solo, ci sono anche persone che si inventano saluti unendo parole diverse. Per esempio, conosco una streamer che saluta chi la segue dicendo buenos day, che noia. Nel mondo ci sono un sacco di paesi in cui si parlano una miriade di lingue differenti. Xie, obrigado, thank you, danke, merci, gracias, obrigado, danke. Queste parole significano tutte la stessa cosa. Obrigado. Xie sarà cinese. Chi mi sa dire cosa? Grazie. È finita, prof, sono stufo. Sì, sì, anche in Francia che... Ho detto due parole e il resto no, non lo riuscivo, non lo sapevo, ma ho guardato malissimo. Cioè, per i francesi devi sapere il francese e poi magari dopo anche la tua lingua, poi l'inglese. Ma il francese devi sapere, tutto male. Mi vieni ostracizzato. Non è male, eh? Comunque è una bella lezione di vita. Ho sentito un rumore molesto. Beh, è finita? Sì, voglio seguire un'altra lezione. Un'altra? Lingue 2? Vabbè, facciamo educazione artistica, mi sono rotto le balle. Ah, è lui l'artista. Ma che bellissimi i disegni dietro, sono fantastici. sì, tristemente. Quindi tutti a fare un cazzo.
i gusti personali. È felice. Quanta saggezza, accidenti. Ma che bella persona. Finta. Vabbè, c'è dietro una vera però, dietro i testi. Quindi dai, che bella persona. Scusate, devo andare a ricontrollare di nuovo la cosa di prima. Metto di nuovo questa che è un po' diversa. Non si vede un cazzo. Ah no, perché l'ho messa sotto. Così, un po' diversa. Oh, perché pausetta? Niente pausetta. Così.
Eccomi. Allora, togliamo il cosino qua. Ok. Vediamo, seguiamo le seconde lezioni. Sì. Sì, signor capitano, yes! Sì. In today's class vedremo una parola che quando viene usata fa sempre felice chi l'ascolta. Sei bellissimo, you're beautiful. Siete pronti? Eccola! Occhi! Lecker! Delicious! Sapete cosa significa? Buono! Credo. Grazie. Ho fame. Vediamo. Oh, meno male è durata poco. Nella prima ha parlato tantissimo. Voglio seguire una lezione. Vai. Oh, è finita, meno male. Sì, Orazio. Andiamo. Cosa ci dice Orazio? Le perle di saggezza del sabato. Sera. Un Gibble, ma che bello! Professor Gibble. Davvero? Vediamo in cosa si teracristallizzamela. Cos'è? Ma un fiorellino. Non gli sta per niente bene. Mosse erba, Gibble. Grazie, sì. Certo. Esatto. Ah. Noiose come la scuola vera. No, dai, forse un po' meno. C'è altro? Fatemi vedere una roba, non vorrei che qualcuno qua si evolvesse con la pietra... No, ho sbagliato. Borsa. Con la pietra. Una pietra qualsiasi. Dove sono le pietre? Eccole qua. No, ok, no, niente. Ah, no, beh, magari un salvataggino lo farei. Poi
Fox, metto Pavmo. Che poverino, anche lui non lo sto allenando e voglio allenarlo un po'. Ottimo. E adesso andiamo dall'altro lato. Guarda che sono quasi 3 ore che sono live. Sa che inizio, faccio il primo pezzettino e poi stacco. Ma se mi buttassi giù... così va meglio. Magari c'è anche un oggetto qua. Però c'è il retro di tutta l'accademia, ci sarà qualcosa. Cioè, tutto questo spazio hanno lasciato... Ah, eccolo. Cioè, volevo aspettare una roba bellissima. Invece una cagata pazzesca. Uffa. Scusate. Ho sputato per terra. Ma dov'è sta porta? È di qua? Aia. Oh, eccolo lì. Ah, sono di qua le olive. Vabbè. Ecco dove si trovavano. Interessante, mi sembra di aver totalmente cambiato pianeta. Ma trovo delle Pokéball, oddio, che livello saranno adesso? Pozione. Non è un buon segno. Vediamo se ci sono Pokémon nuovi. Che non mi va di fare lotte con 20 livelli di differenza. E infatti c'è Sunkern, no, pensavo fosse smolito. Non è caduto niente, non aspettavo che cadesse un Pokémon. Non c'è proprio nulla qua, eh. Cazzo, sono caduto. Ma niente. Voglio vedere se ci sono Pokémon nuovi. Non c'è nulla, nulla, nulla. Ma neanche in acqua, sono sempre sti Psyduck.
Quasi. Oh, ho trovato giravita. Bello. Può essere utile. Vediamo cosa c'è in questo raid. Chi c'è? Chi c'è? Ma no! Ma veramente? Ma con tutta la fatica che ho fatto a trovarlo, io ci voglio credere. Vediamo com'è. Cioè, vediamo com'è. Non so neanche se impara mosse ghiaccio. Potrebbe essere utile. Però un buon tipo, eh. Buon teratipo, volevo dire. Brutto. E questo ce lo portiamo a casa. Oh, c'è le Pokéball. Buona. Voglio vedere se... Voglio vedere se impara mosse ghiaccio. Non mi sembra. Acqua. Acciaio. Come impara mosse ghiaccio? Quindi non capisco il teratipo ghiaccio cosa ci azzecca. Ah no, c'è un acciaio, acqua, spettro. Non c'è la mossa ghiaccio, è inutile. Totalmente. XS? No, loro sono cazzate. Vabbè, a parte che è livello 1. Vabbè, io l'ho preso lo stesso, chi se ne... Niente, niente. Box. Sono le olive? Sì, queste sono le olive. Pieno di Hoppip, eh? Solo quelli. Strano neanche un Pokémon nuovo. Vabbè, saliamo qua, dai. Oh,
C'è un oggettino. Allora, che cazzo sta telecamera? Vabbè, livello 10. Basta qualsiasi cosa, mi sa. Quanta belle monetine, io mi sfracellerei qua. Poverino, si sarà caccato. Ah, dicevo, non riuscivo a capire che... Oddio. No, non tipo, posso scappare. Che terra tipo è? Roccia. Per renderlo ancora più debole. No, no, grazie. Possiamo scappare dalla stessa. Sì, sì. Easy. Anche qua un sacco di Diglett. No, ma lo sto schivato. Avrà troppa arena. Vattene. Lasciami in pace. C'è un Pokémon che voglio allenare. Magari, che ne so, il motorino. Che è sto co... Cos'è? No, aspetta. Questo... No, ma aspetta, questo qua è stranissimo. Ah, è quello che aveva Tizio. Quello che diventa tutto grigio. Non è bruttissimo, eh. Ce l'ho? Aspetta, basta che faccio così. Sì, però... Però no. Ah no, è rimasto... Fanculo. È uscito. Perché fai il difficile? Non posso... Non so come indebolirti. Qualsiasi mossa io faccia ti posso uccidere. E niente. Non farmi usare la mega. Vabbè, uso la mega. Si mostra sempre accigliato per evitare di essere preso sotto gamba, ma il suo buffo muso fa ridere persino i bambini in preda al pianto. Carino, carino, non è male. Buio. Interessante. Si può allenare, però no, femmina, dai, con tutto quel muso imbronciato non mi ispira proprio come, o come un femmina. Ce ne sarà un altro, eccolo qua. Come tutto abbacchiato. Che cazzo fai? Oh. Ah, questo pure è prepotenza, ragazzi. Quindi Norma che abilità avrebbe? Vediamo, vediamo. Sicuramente ce ne avrà una peculiare. Aggiungiamolo subito alla squadra.
Aggiunge la squadra. E togliamo, 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 togliamo. Chi togliamo? Chi tolgo? Non so chi togliere. Ma Brambly, ma che cavolo di bello si evolve sto qua? Ma si evolve magari, non si evolve? Sì, ovviamente io ho fatto sto coso, ma non so chi cambiare. Facciamo così. Voglio vedere che cavolo impara coso qui. Cavolo è. Eccolo qua. Che, cioè, che mosche, abilità. Ah, prepotenza, ma non l'avevo visto prima. Ah, meglio così. Beh. Ottimo. E poi ce n'era un altro che volevo allenare. Ah sì, la motoretta. Voglio allenarlo. È un Pokémon stupidissimo. Voglio allenarlo assolutamente. Che livello ce l'ho? È un po' alto però, 27. No, è alto, troppo alto, 27. C'è ancora Wiglet che devo allenare, non so dove è sparito. Qual è quello che stavo usando? Vabbè, ma si evolverà una roba terribile, lo sento già. Me lo sento. Però quasi quasi lo tengo in squadra. Dove cavolo sarà questo quello che usavo? Turbo sabbia, Volgibot, ma sì, dai. Al posto di chi? Ah, togliamo Bramblin. C'erano altri Pokémon interessanti, fatemi un po' vedere. No, lui no. Tanto sicuramente non si evolve. Fini, Zenchalo. Ah no, questo è il box 8. Beh no, basta, c'è nessuno. Ok. Bene, si può partire per una nuova avventura qua. Ah, il motorino. Ah no, però aspetta, è altissimo il motorino. 27, qua poi non me la godo. Ce l'abbiamo. Ma qui c'è un intero gruppone. Quello lì è più grande. Ce ne sono tantissimi in realtà. Quale sarà il più grande di tutti? Questo o quello là in fondo? È anche una questione di prospettiva, sembrano tutti grandi uguali. Andiamo. Ma sì, va bene, ce lo teniamo così. Ah no, c'è il tizio, aspetta. Questo è piccolissimo. Occhio che mi attaccano. Aiutami. Ah sì, va bene, dai. Quello è un po' più grande però, effettivamente. Beh. Oh, sono identici. Che dite? Sono uguali o sono diversi? Che sono storti, quindi non riesco a fare una giusta proporzione.
Catturiamo. Magari guardiamo anche le statistiche. Poi scelgo. Mostra le info. Vediamo. Questi mi stanno attaccando, sti scemi. Fuga facile, no. Fuga facile, no. Me la batto. Ciao. Cos'è questo robo qua? È un merito. Oh, mi seguono fino alla morte. Attacca brighe. Che vuole sto coso? Ma fammi combattere. Brigati che qua mi mangiano. La lampadina. Bella. Oh, quasi alla pari. No, aspettate, fatemi vedere. Voglio vedere com'è messo con statistiche. Ah. Attacco, attacco speciale, prepotente. Beh, sì, dai. Si può usare tutto. Tanto lui non ha mosse fisiche. E quindi siamo già in vantaggio. No, come? Oh, partiamo male, eh. Molto male. Pure precisione diminuita. Ne ha missata una dopo, bravo. Ma secondo me ne avevo uno di più alto di Wiglet. Facciamo ricerca. Tututu, wi. Wiglet. Cerca. No, ho sbagliato, l'ho cancellato. Wiglet. Ne ho uno qua. Solo uno. Allora non mi posso confondere. Mi ricordo che sapeva fare idropulsa. Mi ricordo male. No, è al 3. Niente, sono rincoglionito. Dove? Aspetta. Monettina. Sono Pokémon nuovi in acqua. C'è un tubo di niente. Vedi qui? Wow, campo erboso. Un altro allenatore. Oh, io mi sono perso. Qual è la strada da seguire? Dove che devo andare? Dove sono? Sto vagando senza vita. Senza vita. Il telefono ce l'ho in audio, sì. Dai, picchiamoci. Buongiorno, signor angosciante. Facciamo farti una bella prepotenza. No, ce l'ha anche lui. Pari. Cosa gli faccio, però? Leccata, unghie aguzze, non ho mosse fisiche.
no. Oh no, avrò braciere. Ah, mamma, aiuto. Me lo paralizzi? È un no. Oh no, aia, che male. Beh, è forte sto cosino qua, No, c'è anche mosse fisiche. Ma non mi fai niente, perché è buio. Resisti, Mashkiff. No, Mashkiff. Vabbè, dai. Diamo Wiglet, così lo uso. Chissà, magari diventa un Pokémon decente. E Wiglet vince. Che è? Sablai. No, no, che... Teniamo. Mi... Troppo forte. Solo quella? Ma non me ne faccio niente. Oh, la valla spacca. La prossima devi buttarmelo giù. Grande. Preme pal 3. Colpo. Come colpo? Esiste ancora sta mossa? Quanto toglie? 120? Minchia! Vai! Ma non ho potenziato un po'. Mi spiace, Bernarda. Blim 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 blim. Cura tutto, cura. Il mal di testa, che male. Non ce la faccio. Ma sì, qua tanto c'è un oggetto, mi hanno detto. E come faccio? Ce la faccio a risalire? In un gioco normale, sì, su Pokémon no. Piano piano, ce la faccio, eh. Oh, issa. Ma dove sono finito, accidenti? Non riesco a capire in che stagione mi trovo. Vado in giro col gilet, ma la gente c'ha il pantaloncino e maglietta corta. Bottarella. Sento le monetine però. O sbaglio? Ma sarà stata una mia impressione. Ci sono oggetti qua sotto? No, solo Meri ovunque. Ma
perché non puoi saltare mentre sei sulla... un certolone imbranato. Ah, non c'è niente. Oh no, sono inciampato su una pecora. Dimmi, dimmi, sei tu la decima meraviglia. Belli capelli. Booper di cacca. In effetti l'evoluzione di Booper contro il team Coso mi sarebbe stata molto utile. Cata basta, era mia, a livello 8 sì che basta. Non è salito. Prendi in giro. Oh, guarda, c'è un oggettino anche lì, ma quanto è grande tutta sta zona. Quanto mi piacciono queste cose. Per i veri completisti. Top se ce ne fosse stata una anche di là. Ma sta sciura qui si lotta? Oh, grazie. Confettura di bosco, buona. Formaggio cremoso. No. No, non voglio stare... Non voglio fare amicizia. Aiuto, no. E anche con quello lì, vai via. Che bello, mi sembra di aver ricominciato il gioco. Cioè, a saperlo, l'oliva l'allenavo qua, però. Era meglio accettare l'invito. Sto finendo i pipì piano pianino, ma li sto finendo. Beh no, figurati se cambio. Facile facile questa. Guarda, potrei quasi quasi usare leccata. Ah sì. Allora, resistente. C'è qualcuno che conosco che dice sempre quella frase lì. Ma perché? Ma quasi quasi, ragazzi, quasi quasi io me lo catturo un altro. Ma sì, giusto così. Per usarlo un po'. No, vabbè, però una cacca, no, lasciamo stare. Già ne ho due. Bene così. Mi scoccia un po', ecco, non averlo. Non aver avuto questa. Questa possibilità prima, non lo sapevo che fossero tutti, come dire, di livello basso. Pensavo che il livello fosse in proporzione, diciamo, all'avventura che hai, insomma, intrapreso prima di arrivare fino a lì.
E invece no. È programmato col culo. Un sacco di roba. Non ho visto, che cazzo è? Ah, l'avevo sentito effettivamente, ma non lo vedevo. Questa è la solita pozione. Etere Max. Così a caso. Sono tutti oggetti stupidini. Etere Max. Sono un po' confuso. Ci sono i Pokémon al 10. Tutti i Pokémon con le Otrom, mannaggia a loro. No! Aia! Ma è una bestia sto coso qui, però bello resistente, bello bulky. Ah sì, indubbiamente. Ci avrei scommesso sulla tua vittoria. Sì, 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 sì. Allora, qui non c'è nient'altro interessante. Vabbè, su se... Oh, che palle che mi compaiono sotto le zampe. Sai che adesso arrivo al centro Pokémon e poi stacco. Okay, dopo ben 3 ore e mezza, direi che una pausetta ci sta. C'è un Pokémon. Sono tentato, Cavolo, se sono tentato. Ma quanto... Ma dov'è il centro? Ma l'ho saltato il centro Pokémon, là sopra. Ma c'è l'oliva con le otter. Qui c'è una cosa. Beh, andiamo a vedere qua cos'è. È un Pokémon, chiaramente. Qui c'è un veicolo a forza. Molto bene, grazie. Qui c'è roba interessante, Pokémon interessanti. No, sempre questi cosi qui. Che cos'è sto qua? Oh, ancora Diglett, ma che schifezza. Andiamo al centro Pokémon. Ma che carino, comunque è un Uliveto questo. Bello. No. No. Lasciami in pace. Lo sento, dov'è? Sembra che sta per vomitare. Ce n'era un altro qua. Ma dove cazzo? Ma sono sti cose che fanno sto rumore, pensavo fossero le monetine.
Qua ci sono salito, giusto? Non so, mi sa di no. Non mi ricordo, cavolo. Ci riprovo. Ma sì che ci sono salito, dai. Sì, ci sono salito, ma proprio, sono proprio cotto, eh. Mi è venuto in mente dopo, tra l'altro. Proprio adesso che sono arrivato alla fine. Infatti non c'è nessuno. Ma va? Aia le rotule. Dai, va bene, va bene. Parlo col signore che mi dà gli oggetti belli. Che non c'è. Ma scusa, ma di solito non c'è il tipo. È morto. Non c'è nessuno. Ma come? Ah, qua sotto il tavolino. Non sei all'ombra però, eh. Vabbè, curiamo. Sapete cosa sono tentato di fare? Voglio far fare un uovo al Pokémon di ghiaccio, quello che mi piaceva. Sono molto tentato. Mi sa che offline ci provo. Cosa che ci vuole una pazienza incredibile per quella roba lì. D'accordo, va bene, salviamo e basta. E basta per oggi. Allora, niente. Aspettate che c'è roba che mi attacca. Abbiamo fatto un bel po', beh, grazie. Grazie per avermi seguito. Noi ci becchiamo, credo, a Santo Stefano. Non lo so se farò live. Sicuramente non a Natale. E niente, buone feste, buon Natale. State con la famiglia. Ciao. E buonanotte per chi va a dormire adesso.